Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Frata Game. Eccoci tornati in un nuovo episodio di Ratchet & Clank. Allora, riprendiamo dove ci siamo lasciati l'altra volta, o la volta scorsa che dir si voglia, che dovevamo finire di ispezionare la fabbrica. Quindi, allora, vediamo da che parte andare, che ancora non l'abbiamo fatto. Da questa parte di qua non abbiamo controllato, giusto? Quindi, andiamo qua. Ok. Ah, trapassateur. Il trapassateur. Ok, allora, un momento. E fu così che i nostri eroi aggirarono l'enigma più intricato della galassia. Vai. Ah, c'è il bullone lì. Perfetto. Grande. Ok, ora c'è qualcos'altro qua? Ah, e qua serviva il piccoletto serviva, ma non si può usare, scusate. Qua l'abbiamo già fatto. Ok, ah, c'è il bullone d'oro fuori. Ah no, il cazzo lì. Perfetto. Very good. Allora, mi ricarico il jetpack. Perfetto. E andiamo. Vai. Andiamo, andiamo. Ok. Ok, ispezione alla fabbrica fatta. Riuniamoci e Perfetto. dirigiamoci allo spiale di Zakozo. Ok, momento. Perfetto, allora abbiamo fatto tutto anche fuori. Sembra di sì. Molto bene, possiamo proseguire. Vase chiama squadra Alfa. È giunta l'ora di donare al nuovo pianeta le migliori scorte idriche della galassia. Avviate gli idrosaccheggiatori e prosciugate l'intero pianeta. Sì, Presidente. Avete sentito? Attivate i saccheggiatori e schierate le squadre di terra. Se qualcuno osa anche solo avvicinarsi, prendetelo! La riserva d'acqua di Pochitaru era a rischio. Ratchet e Clank dovevano distruggere gli idrosaccheggiatori di Drek, o quel paradiso tropicale si sarebbe trasformato in un deserto. No! Ehi, qua giù! Ok, lo testiamo Sai poi più l'Obax di cui avanti. parlava mio fratello? Oh, che mi possa sbranare una bestia dentuta! Grim diceva di avere un amico Lombax, ma non gli credevo. Non ne ho mai visto uno in vita mia. Sei Ratchet, vero? È molto strano. La somiglianza è incredibile, lo so. Grim dice di aiutarti con gli idrosaccheggiatori di Drek. Se vuoi distruggere quegli arnesi, dovremo potenziare la tua nave. Per tua fortuna, il miglior mercante di potenziamenti della galassia è qui per una fiera di fumetti. Vieni, ti porto da lui. Ok, trova il tecnico. I Puffoidi si sono spenti e arriva dopo l'attacco dei Glarg. Sono piccoletti indemoniati, ma sono gustosi se sai cucinarli. Ottimo. Ok, quest'arma non mi fa impazzire, se devo essere onesto. Allora, vediamo un po' le carte. Oh, perfetto. Ok, ne ho 7, quindi posso scambiarle. Scambiamole con questo. Scambia doppione, vai. A posto. Ok. Ma quello non viene? È un Ah, telepolpico! bene.
Ok, facciamo la danza del salto. Bastardo. Allora lo fai apposta. Te l'ha insegnato mio fratello per caso? No. Vai via, non sono ammessi clandestini. Un'altra carta. Ottimo, famiglia Zucco. Oh, una raccolta completata. Molto bene. Perfetto. Volevo fare una grande battuta di pesca prima che questi idrosaccheggiatori scombinassero tutto. Oh, quanto okay. È durato il viaggio? Ormai vanno avanti da 10 anni e la pesca aveva appena cominciato a dare i suoi frutti. Ehi, ehi. Non siete ammessi a bordo, ragazzi. Perfetto. No, aspetta, aspetta. Non è... Muoviamoci. Oh, altri puffoidi. Potete pensarci voi? Io non combatto granché, sapete? Sono più per la pesca. E certo. Allora, mi serve questo. Ok. Vai così, vai così. Li hai fatti fuori tutti, andiamo! Perfetto. Momento. E qua mi serve un po' di vita. Good. Allora di là si passa da qualche parte, no? Cerchiamo il socio. Perfetto. Grandissimo. Dove vai? Guardate, quelle sono le cascate di Torgov. Io e Grim ci inerpicavamo sempre lassù durante le vacanze per cercare Bolt d'oro e compagnia bella. Un giorno mi ha sfidato a lanciarmi giù con un barile. Credetemi, non avevo mai visto mio padre così arrabbiato. Ah, bei tempi. Ok. Vediamo se ti piace il caldo. Facciamo una ragosta qua. Anche se sei un granchio. Non importa. Oh, oh, cazzo, sti coso. Questo non gli fa un cazzo, non gli fa. Va bene, allora usiamo l'artiglieria pesante. Maledetto. Oh, non riesco a schivarlo, sto maledetto. Ok. Allora, qua mi sa che ci conviene usare questa merda. Questo. Aspetta che recupero la vita. Optimus. Vai, capo. Allora, come se la passa il vecchio Grim? Non lo sento spesso da quando abbiamo lasciato la galassia di Polaris. Ha aperto un'officina, giusto? Sì, su Veldin. È piccolo, ma fa la sua figura. Facciamo overconversioni, bonifiche protoniche, cose così. E ora tu sei un Ranger galattico. Grim ne sarà orgoglioso. In realtà non lo so. Dovevo aiutarlo con le bonifiche protoniche, ma poi sono sparito. Spero che non si sia arrabbiato con me. Bah, starà benone. Tu sei in viaggio per proteggere la galassia. Altro che bonifiche protoniche, dico bene. Se siete fastidiosi, però, eh. Non è lontano. Lui sta per aiutarti. Sparite, piragna. Allora, qua c'è un mondo sommerso, Nizza, che figata. Siamo arrivati?
Good. Ok, io vado avanti, eh. Ah, perfetto, il ponte è fuori uso. Quei blarg cominciano davvero a scom... Dai, tranquillo, socio. Grazie, andiamo, non manca molto. Ok. Oh. Grande. Oh, diamine, brutte notizie. Pare che i blarg abbiano raggiunto così la città. Ehi, i pupoi gli stanno vendendo cara la pelle. Per arrivare dal mio amico dobbiamo liberarci delle loro truppe. Ci pensiamo noi, resta qui e occhi aperti. Perfetto. Quest'arma è utilissima. Ottimo. Possiamo proseguire. Devi attivare i controlli del ponte. Ma oh, non mi dai il tempo. Tutti che danno ordini qua. Oh. Noi siamo dei ranger. Stai calmo. Ok. Perfetto. Adesso qua. Che figata. Scusa, sono un filo fuori forma. No, ma neanche un po', eh. Ok. Oh cazzo. Grande. Ecco, laggiù, il Pokitaru Tiki Lounge e il Karaoke Bar. Con un po' di fortuna lì troveremo il mio amico ingegnere. Ma non sei ancora morto, scusa. Sul mio forum di olo-giochi lo chiamano Big Al. Ah, ma, sì. Allora. L'abbiamo conosciuto ad Aliro City, simpatico. No. Sì, Al è così, ma è un grande esperto di potenziamenti. Voilà. Ma è una bomba sta... Affanculo. Oh, ma allora, guarda sti coglioni qua. Oh, oh, oh. Momento. Questa è una bomba. Voilà. Seccato. Perfetto. Aspettami. Perfetto, ora possiamo entrare. Ehi, hey, Al, ci apriresti? Qual è la password segreta? Muoviti. Andiamo, non farmelo dire. Come preferisci? Ho qui l'intera discografia di Letty Orion. Abbiamo fatto bene a passare qua dietro. E va bene. Gloria a Big Al, il conquistatore. Va avanti. La fama del suo evocatore di livello 20 risplende più fulgida della quarta stella di Julius Major. Ottimo. Ehi, hey, Regge, Clank, è piccola la galassia? E come sta la dolce Cora? Tutto bene. Ascolta, vogliamo dare una mano con gli idrosaccheggiatori. Tu puoi aiutarci a potenziare le armi di bordo? Aiuto volentieri, Ranger Galattici. Un kit per razzi Tesla? Usa elettroemettitori polarizzati e porta la propulsione al 128,7%. Può ridurre in polvere addirittura uno scafo di Raritanium. Non chiedevamo di meglio. Tu fai strada, noi ti copriamo. Tradotto per noi poveri mortali è uguale, spacchiamo dei culi. Dei gran culi. Voilà. Ne ho abbastanza. Andiamo. Di questi blarg. Sono comparsi mentre stavo per prendere la parola in un convegno sulla tragedia sociale degli holofilm basati sui fumetti. C'erano tutti i più grandi blogger come me, Stuart Zurgo, Obsidian Van Smith. C'era la Smith. Smith. Davvero? Oh, io la adoro. Odia qualsiasi cosa. Non esiste gioco o lo film o prodotto online che lei non abbia demolito nella sezione commenti. E per esprimere giudizi del genere serve grande competenza. Ok, allora.
Siamo arrivati a destinazione. Qua abbiamo fatto tutto noi? No. Questo è sbloccato? No. E non so come mai. Ottimo. Ci siamo. Forza, rimbocchiamoci le maniche e mettiamo a punto l'armamentario. Reinstallo il software dell'arma. Riavvio il sistema. Fatto. Rilevato un kit per razzi Tesla. Buona caccia. Perfetto. Che aspetti, abbatti quegli idrosaccheggiatori? Ricorda, le munizioni normali non sono efficaci contro gli idrosaccheggiatori. Devi usare i razzi Tesla. Che si ricaricano distruggendo le altre navicelle. Esatto. Lasceranno munizioni ed energia da raccogliere. Perfetto. Ok, allora. Proviamo a non fare danni. Ah, ne spacchiamo proprio uno alla volta. Ok. Vediamo se riusciamo. Munizioni rifornite. Ok. Sono quasi finiti. Cazzo, ma appena ricaricati. Oh mamma. I dischi stanno per attaccare. Vai in avvitamento. Integrità riattivata. Olè. E momento che è un po' complicata come cosa. Ok. Adoro le grosse esplosioni. Tutti i sistemi ripristinati. Perfetto, ora. Merda, sbaglio tasto. Fanculo. Imparano a rovinare il mio convegno. Ce l'hai fatta. Ok. Un attimo. I razzi Tesla sono quasi finiti. Idrosaccheggiatore eliminato. E uno. Ne restano due. Presidente, uno dei razzi è su pochi capi. Sta battendo i nostri idrosaccheggiatori. Ora ascoltami. Merda. Voglio quell'acqua. Il fallimento non è un'opzione. Sconfiggi il Ranger Galattico o mi assicurerò che la prima persona sepolta sul nostro nuovo pianeta. Sì, presidente. Ok. Bel colpo. Dai. Oh oh. Grande. Tutti i sistemi ripristinati. Ok, allora. Qui ce n'è un altro, quindi uno. Uno andato. Via. Resta un solo idrosaccheggiatore. Perfetto, ottimo. Perfetto. Allora, dove sei? Dove sei? Eccoti qua. Vai. E direi che è andato anche questo. Sì, molto bene. Avete salvato il resort e forse grandissimo. Normale amministrazione. È stato incredibile. Ehi, chiedete a me per altri potenziamenti. Magari un nuovo turbo zaino. Ho scaricato gli oloplani ieri sera e sono fenomenali. Ci farebbe senz'altro comodo. Ricalibro la porta avionica. Aggiorno il software. Aggiorno. Sta ancora aggiornando. Ecco fatto. È tutto vostro. Quella. In teoria servirebbe una patente Q per guidare questi gioiellini. Ma che diamine, voi siete Ranger Galattici? Buono. Questo ti permetterà di raggiungere la stazione di pompaggio. Perfetto. Ah, che figata. Olè. Questo si poteva spaccare. Così è. Ok. Adesso è attivo. Urca.
barriera di sicurezza disattivata. Ora riusciremo ad entrare nella stazione di pompaggio. Perfetto. Cos'è, una missione secondaria? Facoltativa? Facoltativa, libera le stazioni di pompaggio. Ok, arriva in cima alla cascata, va bene, ok, va a posto. Bene ragazzi, allora direi che per questo episodio può finire qua. Io di solito le facoltative me le faccio per i cavoli miei. Quindi, grazie mille ancora una volta per avermi seguito. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete già fatto. Ricordatevi che voi per me siete molto importanti. Ricordatevi di seguirmi anche sui social, Facebook e Instagram. Grazie ancora una volta. Io vi rimando al prossimo episodio di Ratchet & Clank. L'abbiamo quasi finito perché siamo lì per finirlo. E niente ragazzi, un abbraccio e un bacione da The Frata Game. Ciao ragazzi, al prossimo episodio.